tra l'altro è arrivato vicino a Salerno, è arrivata alla Cavese Ah, proprio in no. questi Vabbè, giorni. lui aveva Ora, sempre una vecchia passione, poi lui perché c'era nato è stato sportivamente calciatore calciatore della Cavese. dunque nella vita della sanità di Danilo Liberti c'è stata una società che non lo so quando abbia potuto danneggiare a Liberti ed è la Fiorentina. Perché a due pochissime giornate dal termine, mentre vincevamo 1-0, a 3 minuti, se non ricordo male, al termine della partita, Salernitana, Fiorentina, beccammo un gol, facemmo 1-1, quei 2 punti che non ci trovammo in classifica praticamente ci fecero retrocedere. Ma forse anche lì il discorso è più complesso, non poteva essere solo riportata una sola partita. Abbiamo pareggiato poi in casa col Bari in maniera quasi uguale, da un tiro di Chianese che se magari invece di finire le braccia del portiere finiva fuori, guadagnavamo qualche secondo e la partita era vinta, eravamo salvi. Forse queste due partite pareggiate in casa, Fiorentina e Bari all'epoca, ci misero in condizione di cadere nella trappola del finale campionato con tutti gli imbrogli che hanno combinato quell'anno Vabbè, questa è una irregolarità regolare nei campionati di a calcio. partire da Cagliari, dove perdemmo una partita in una maniera strana, dove magari Cagliari non aveva interesse a vincere, Ricordiamo, eppure ricordiamo. ricordiamo, e qualche nostro giocatore evidentemente, vabbè, storie del passato, Storia del passato. forse Parliamo però di un rimbangarle altro. farebbe solo Parliamo di un altro del dolore e episodio, però basta. vorrei ricordare un altro episodio con la Fiorentina. Lei ha citato poco fa Rossi, che adesso gioca nel Genova. Sì. Lei l'ha ceduto però alla Fiorentina, se non che la Fiorentina poi subito dopo fallì, non venne iscritta al campionato e così via. Ma lei poi quei soldi li ha più incassati. Come no? No, la Salernitana, i soldi, nel momento in cui i contratti vengono fatti per i regolamenti vigenti all'epoca, ma credo C'era ancora la tutt'oggi, compensazione. no, sono garantiti sostanzialmente dalla Lega. La Lega non ti consentiva il trasferimento se non avevi la copertura finanziaria, quindi a sua volta la Fiorentina aveva presentato le fideiussioni bancarie per garantire quel pagamento. Quindi da quel Quindi allora punto di diciamo vista, mezzo danno, non due, uno, dalla Fiorentina. no, dalla Fiorentina nessuno, anzi, noi dalla Fiorentina credo che a Vittorio Cecchigori personalmente e la mamma buonanima che assistettero a quella partita quella sera a Salerno in Fausta di Coppa, dove ci fu l'episodio della bomba tirata sull'arbitro, io ho conosciuto un gentiluomo e una persona così per bene, per cui non ne potrò che dire bene per tutta la vita, per il comportamento tenuto dai Cecchigori, famiglia intera, nei confronti della Salernitana e di quanto era accaduto quella sera. Un'altra persona non credo che reagiva in quel modo lì. Che erano venuti a portare dei soldi per Sarno, se ricordo bene, la serata di beneficenza, insomma l'incasso sarebbe andato in beneficenza. E purtroppo qualche scellerato gli fece un regalo del genere che non aveva nessuna Ecco, giustificazione. per trazione di una società di calcio e quindi ad affrontare il calciomercato, un presidente arriva in una società di calcio, mentre per fare diciamo, il proprietario di un'azienda cresce man mano in questa azienda, non è che improvvisamente lei ha diretto la Select così all'improvviso, lagri adesso, però ha imparato magari dai genitori, da altri, Certo. della famiglia. Invece nel calcio uno viene proiettato in una società e diventa presidente. Il giorno dopo deve affrontare problemi che non conosce. Poi impara, lei quanto tempo ha impiegato per imparare come si fa veramente il presidente di una società di calcio? Io in questo settore mi ritengo fortunato, perché il primo anno, che è stato credo poi per tutti quello più difficile, dove maggiormente puoi essere attaccato dal virus che dicevamo prima, che ti fa perdere il bene dell'intelletto, ebbi la fortuna di avere un allenatore che si chiamava Delio Rossi, anche egli alle prime armi, che poi ha fatto delle grosse esperienze a Salerno e credo che debba molto a Salerno e alla Ma lui Salernitana. lo riconosce Ma mi veramente. sembra il mio, perché di anni di Lo dice esperienze in A l'ha sempre. fatto la prima volta, quell'anno aveva una paura matta della Serie A che non Con conosceva, i quaderni e in mano quindi segnava. mi rendo conto che vidi delle cose che oggi credo non ripeterebbe, ma era la sua prima esperienza, quindi andava perdonato per questo. E quindi dicevo, ebbi la fortuna comunque che lui era più avanti di me di qualche anno nel calcio, e quindi già dal primo anno quando sono arrivato mi ha dato dei consigli giusti su come comportarsi, e soprattutto da un punto di vista non tecnico, perché la conoscenza tecnica poi magari l'acquisisci nel tempo, negli anni, ma più morale di comportamento nei confronti della squadra, che è la cosa più pericolosa che può succedere a un presidente alle prime armi. Traduco,
Presidente, se ci sono le famose cene, non mette mai una mano sulla spalla di un giocatore, non trascende in confidenze in particolare. Sono tutti uguali. Io in 11 anni non sono mai andato a cena o a pranzo con un mio giocatore da solo. O avveniva con tutta la squadra, ma mai con uno solo, Giusto. che si innesca una serie di gelosie e quant'altro, o mette da parte assolutamente le famiglie, anche lì motivi di gelosie tra gli stessi giocatori già accade, si immagini tra la società e il giocatore, moglie, fidanzata, amante e quant'altro. Quindi altro non scritto da nessuna parte, ma che si ha. È tutta una serie di cose del genere che devono far sì che sempre tra il giocatore e la società, rappresentata dal suo presidente, ci debba essere il massimo rispetto reciproco, ma mai la commistione dei ruoli, insomma, che può fare solamente dei danni, come la stessa cosa No, perché poi nei si confronti traducono della. in campo poi le Si gelosie. traducono in campo, si traducono negli spogliatoi, si traducono sotto i tunnel, si traducono in tante piccole cose che sembrano non esistere, ma fanno dei danni irreparabili. Sono È la d'accordissimo. stessa cosa del rapporto con la tifoseria. Se vai sempre sotto alla curva a fare lo stupido in continuazione, alla fine saranno proprio quelli che ti ribalteranno, giustamente, perché è un metodo di comportamento anche in quello. Io devo ringraziare Anello Aliberti perché Anello Aliberti era presidente di Serie A. Io lo sfidai un giorno e gli dissi: vediamo se sei capace, visto che arrivano critiche da tutte le parti, vediamo se sei capace di venire in trasmissione e di scrivere su di una lavagna. È stato, credo, l'unico presidente di Serie A nella storia del calcio, probabilmente, che ha scritto ad una lavagna tutte le entrate e tutte le uscite. Quanto aveva speso per Di Vaio e così via. Addirittura c'era un altro giocatore, adesso non mi ricordo, Nero, che poi lei ha venduto in Inghilterra. Song. Sony. Allora, si ricordi di quel periodo? Ma quando non hai nulla da nascondere, non c'è nulla di strano, è una cosa che puoi fare tranquillamente. Quindi enunciare e mettere per iscritto quello che accade alla società, una società chiara, trasparente, alla luce del sole, non devi avere mai paura di niente. Il problema è che su Salerno ho vissuto, credo, negli 11 anni, non di una buona stampa sicuramente, perché insomma, c'era tutta una serie di cose, ma ho tentato sempre di rispettare tutto e tutti e di dare a ognuno la dignità nel proprio ruolo, quindi senza anche lì le commistioni. Io non sono mai andato a cena con un giornalista e questo me ne potete dare atto tutti quanti, perché anche lì si creano delle situazioni poco piacevoli. O andare sempre ripetutamente in una O stessa andare televisione. assolutamente, perché poi la platea è vasta, i mezzi di comunicazione sono tanti, quindi comunque distribuire almeno in maniera equa le cose. Ripeto, poi quando in una società del genere, non avendo goduto mai di una buona stampa eccessivamente, e poi soprattutto perché ho avuto sempre una parte di tifoseria che per 11 anni lì sotto hanno contestato in continuazione, anche nei momenti migliori, c'erano dei motivi. Sicuramente, come anche il mettere in giro artatamente delle notizie, dire false è poco. Cioè la storia che questa Salernitana è sempre un fatto di denaro, veniva tutto messo sul denaro. Come se avrebbe la passione sportiva e quella squadra, io la passione e il cuore che ho messo in quella società, è una cosa indescrivibile. 11 anni, Lei è mattone dopo arrivato con i mattone, capelli neri e se ne è andato con i capelli non grigi. solo, capelli grigi e tanti guai. E quando sono arrivato mi sono dovuto accollare debiti, che erano una marea di debiti che nessuno ha mai riconosciuto, ma per un fatto mio costituzionale. Non sono stato mai abituato nella mia vita ad elencare le cose positive che ho fatto. Anzi, ci ho tenuto solo a mettermi addosso le problematiche di una società, come è giusto che sia, perché un presidente questo deve fare, deve risolvere i problemi. E io sono stato lì a risolvere i problemi di tasca propria, non ho mai chiesto nulla a nessuno, nella maniera più assoluta, né alla politica, né alle forze economiche della città, né ad altri. Ho fatto tutto con le mie proprie forze. E quindi alla fine puoi essere addirittura Eppure Presidente, accusato io di le devo cose. ricordare una cosa spiacevole, eppure da qualche parte poi hanno scritto Aliberti Pinocchio, cioè nel senso che diceva delle bugie, si ricorda in quel periodo? Certo, come no? Questa è un'altra favola metropolitana. Pinocchio, perché così non l'ho mai capito. Quali fossero state le bugie? Le mie bugie sono state aver portato una società che era sull'orlo del fallimento nel 94,
mantenerli in Serie B per 10 anni, andare in Serie A per un solo anno, scendere dalla A per una truffa organizzata a tavolino, perché ormai penso che anche le pietre della strada di Salerno sanno la storia di quanto è accaduto in 11 anni di campionati salernitano, e nonché poi il finale del 2005 è stato il clou, il massimo che si potesse fare per escludere una società che non aveva in quel momento nessuna colpa, ma nessun motivo per essere cancellata in un modo così infame e indegno come hanno fatto.